Mister Nastri, la gara con l'Agropoli non si è disputata. La decisione del direttore di gara Marin di Portogruaro ha fatto sì che questa attesa partita contro una delle corazzate non si giocasse. La scelta è stata molto contestata dal Valdiano, da lei un po' da tutti. Sì, è vero, perché effettivamente guardando la condizione del campo non sono condizioni da poter prendere tale decisione. Il campo, tranne una piccola fetta del campo che c'è un po' d'acqua, poi il campo è veramente in ottime condizioni. Secondo me ha preso veramente un abbaglio l'arbitro, perché questa è una partita che doveva essere giocata, anche perché noi l'avevamo preparata bene, avevamo veramente, volevamo fare una partita gagliarda, oggi ci ha tolto questa possibilità. E oltretutto con il problema dell'Agropoli che ha da recuperare tante partite, questa sarà una partita sicuramente che avrà poi recupero fra molto molto tempo. Oggi era la prova per poterci tirare fuori, che la squadra sta giocando bene, fa delle prestazioni importanti. Ed è peccato, perché con la condizione che avevamo come squadra io preferivo giocarla questa partita. Poi penseremo pure adesso al Faiano, ma c'è questo rammarico. Noi siamo una squadra che deve pensare poi partita per partita. Ci eravamo preparati benissimo per questo, vuol dire che poi da domani penseremo già alla partita col Faiano e poi per affrontare anche le altre, però dobbiamo pensare partita per partita. Ecco mister, alla luce della mancata disputa della gara odierna con l'Agropoli e alla luce anche degli altri risultati, il Valdiano ora si trova all'ultimo posto. Vabbè, come con la classifica noi non la guardiamo, perché effettivamente abbiamo questa partita in meno soprattutto, ma anche perché poi se andiamo a dare la classifica fra noi che abbiamo 7 punti e le altre arrivano a 10 punti, ci siamo 8-9 squadre, quindi siamo tutte quante lì, basta vincere una partita e rientrare in gareggiata. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare adesso da questo momento in avanti tutte le occasioni che dobbiamo preparare per bene per quanto riguarda le altre gare, ma sicuramente sono fiducioso perché la squadra fa delle buone prestazioni.